In questo video vi porto alla scoperta dei quartieri poveri di Dubai. Per crescere così velocemente la città ha dovuto impiegare una quantità gigantesca di operai, provenienti principalmente da India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Pakistan. Sono tantissimi, molti di più della classe ricca, e vivono a Dubai in dei quartieri chiamati labor camp. Vivono in stanze da 6 persone, in case fatiscenti, e ogni giorno prendono il pullman per andare in cantiere. Spesso il loro piano è mettere da parte dei soldi a Dubai e dopo qualche anno poter tornare dalla famiglia. Solo che non sempre ci riescono, come per esempio nel caso del tassista che mi ha fatto scoprire questi quartieri, e sono 25 anni che provo a mettere soldi da parte con scarsi risultati. Bene, partiamo dall'inizio. Volevo girare il classico video cosa compro con un euro e stupire tutti e far vedere come a distanza di poche centinaia di metri la città possa cambiare faccia e diventare estremamente economica. In questo posto qua dietro facevano il milk tea indiano a 2 dirham, quindi a meno di 50 centesimi. Veramente una follia, veramente una follia. Poi però mi sono chiesto perché. Come mai Dubai passa dal lusso estremo alla povertà senza via di mezzo? Per esempio Tokyo, capitale del Giappone, è considerata una delle città più costose del mondo, ma in realtà è una città per tutti i portafogli e abitata da tutti i ceti sociali. Mentre a Dubai l'impressione è che non esista una classe media, ci sono solo i ricchi o i poveri. In realtà più o meno funziona così: ci sono le persone molto ricche, gli emiratini, gli imprenditori esteri, leader politici africani corrotti, celebrità e star da tutto il mondo, tutte persone già ricche o che hanno fatto soldi nel loro paese e che quindi si trasferiscono a Dubai per pagare meno tasse o perché non ben visti dove stanno. La poca pressione fiscale e la scarsa regolamentazione rendono la città molto appetibile per queste persone. Esiste poi in realtà una piccola classe media: avvocati, medici, agenti immobiliari, dipendenti di aziende tech, piccoli imprenditori, ristoratori. C'è quindi una piccola classe di persone non estremamente ricche e non povere, insomma le persone normali, da quelle più che benestanti alle persone più umili, ma decisamente sopra la soglia di povertà. Poi infine abbiamo la classe operaia, appunto la più ampia, estremamente povera e composta principalmente da uomini. Loro sono i giardinieri che vedete nelle ville sulla palma, i tassisti, i driver di delivery che portano il cibo in giro per la città, ma soprattutto gli operai, le persone necessarie per tirare su ad un ritmo velocissimo i grattacieli della città. Per realizzare questo video mi è venuto in aiuto un tassista che mi ha chiesto di rimanere anonimo, un tipo abbastanza schietto che mi stava accompagnando dal mio hotel ad uno dei complessi di lusso dove ho registrato il video sulle case costose, quello che è già uscito sul canale. Il tassista, sapendo dove fossi diretto, mi ha chiesto come mai stessi andando là in quel residence, mi ha chiesto se fossi ricco, cosa facessi, mi ha raccontato della sua vita e istintivamente io ho iniziato a registrare. Do you live in Dubai? Satwa. No, 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 don't live in Dubai, it's vacation for me. How you know about Dubai? I live in 6 people, one small room. Dopodiché ho chiesto: senti, ti va domani di accompagnarmi nel quartiere in cui vivi? Lui ha consentito e mi ha detto che avrebbe potuto farmi da autista. Ragazzi, sono a metà del mio soggiorno qua a Dubai, sono troppo contento perché finalmente alcune cose si stanno concretizzando. Volevo assolutamente vedere la vera Dubai, quella realtà che nessuno conosce. Di sua spontanea volontà un tassista me ne ha parlato oggi e gli ho detto: senti, io ti pago come tassista, fammi fare un tour nel tuo quartiere. Lui vive proprio in uno di questi quartieri molto poveri e raccontami la vera Dubai. Ci siamo dati appuntamento per il giorno dopo, ma partiamo in ordine con le zone che ho visitato. La prima è Bur Dubai. Qua è dove ho iniziato i miei giri in cerca di cibo economico prima di conoscere il tassista. Non è un quartiere povero, ma è per tutte le tasche. È uno di quei quartieri caratteristici della città, insieme a Deira, che ha mantenuto la cultura e l'architettura tipica della Dubai prima che scoprisse il petrolio. Bur Dubai ha vari souk e vari punti di interesse turistici. È una zona molto ampia, con alcuni posti un po' più sviluppati e altri molto più simili alle zone che staremo per vedere. L'ho visitata da solo in cerca di cibo ad un euro ed è una zona molto camminabile e decisamente più economica delle altre parti moderne e chic di Dubai. Thank you very much. Bene ragazzi, sono arrivato a Bur Dubai, che è una delle zone più autentiche qua a Dubai. Non c'entra niente con la Dubai dei palazzoni, del lusso. Ci sono molti meno turisti. I turisti che vengono qua non sono i turisti del lusso, ma sono quelli come me, un po' che vogliono esplorare, un po' di backpacker. Ma per ora non me ne vedo. How much is for the falafel sandwich? 3 euro. Io l'ho chiesto non piccante, ma ovviamente è piccante comunque. Però è veramente molto buono. Cioè il coriandolo ce n'è parecchio, che mi piace un sacco. Il falafel è molto buono. E devo dire, con due di questi sarei sazio, più il dolce. I falafel sono un po' come la pizza in Italia qua. Io ho preso il panino con i falafel. In realtà potevo prenderle anche con le patate fritte o con samosa. In ogni caso costava uguale. Questa potrebbe sembrare una zona povera di Dubai, ma in realtà è una zona assolutamente normale. È dove vive la gente del ceto medio. Le zone povere sono ben altre. Proverò ad andarci anche se non è il massimo. Mentre qua per esempio ci vive la gente immobiliare che comunque guadagna un sacco di soldi.
Is there anything I can get for 5 dirham? Yeah. As with? What you got for? Which dirham? 3 dirhams? Yeah. 3 dirhams you want. What do you think is the... Maybe this one is good? It's dry food. With fig. Okay. Fig. Okay. Sono entrato in una pasticceria a caso e ho chiesto cosa mi date per 5 dirham. Loro hanno detto cose che io non ho capito. Io ho indicato a caso una cosa. Ed è questa qua. Cosa sia frutta secca? Con datteri. Buono. Sono datteri schiacciati tipo miele. Molto buono. Wow. Sono entrato anche in uno di questi mini market, ce ne sono tantissimi, per dare un'occhiata ai prezzi. E ovviamente è tutto 1, 2, 3 dirham. In media i biscotti costano 2 dirham, i noodles istantanei anche 1,5. Veramente una follia. Nella cultura araba e anche in quella indiana è molto più facile trovare ristoranti vegetariani come quello alla mia sinistra, perché è più facile trovare persone che non mangiano carne. Qua il tè è assolutamente una tradizione indiana fondamentale, infatti costa 1 dirham quello piccolo e 3 dirham quello grande. Lo shawarma costa 1,10 euro. Do you have egg porata? I take egg porata e badam tea. Yes. È pieno di frutta secca questo tè, mentre questo è pane, anzi roti indiano, uovo, maionese e insalata. Buono. Allora, il tè aveva dei pezzettini dentro, era principalmente latte e zucchero, il che lo rendeva fantastico, solo che non so la provenienza di quel latte, spero di non avere ripercussioni. Di solito non ce l'ho, uno stomaco abbastanza forte. Ragazzi, io rimarrei qua tutto il giorno a mangiare sempre le stesse cose o cose diverse a meno di 5 dirham. La verità è che ormai ovunque vado più o meno tutto costa 3, 4 o 5 dirham. Ho il telefono all'1% però e sta calando la notte, quindi penso proprio che la mia gita a Burdubai finisce adesso, prendo un taxi e vado. Il mattino dopo aver visto Burdubai mi sono visto con il tassista che mi ha portato nel suo quartiere, al Satwa. Mi ha spiegato che la mattina questi quartieri non sono particolarmente affollati perché gli abitanti sono tutti al lavoro. I see in the morning they are going for work in that. Of course, so nobody is there right now. We don't know, we have to check in that street if we can see some more people, or maybe you need to come evening time maybe. Una volta che siamo arrivati mi ha portato esattamente davanti a casa sua dove vive. In realtà non vive in una casa ma lo ha chiamato bed space. And do the single rooms have the toilet or inside? Yeah. Oh, okay. inside the room? Oh, okay. Cioè un posto letto in una stanza con 6 letti all'interno di una casa con varie stanze. Ogni bed space costa circa $100, quindi meno di 100 euro al mese. E in questo quartiere moltissime persone erano driver di delivery, tassisti, autisti di pullman, un po' di operai, ma non era ancora un vero labor camp, che funziona in maniera diversa. Sono sceso dal taxi per prendermi un tè, visitare l'interno delle case, dei supermercati, dare un'occhiata più da vicino, provare a parlare con qualcuno, ma purtroppo nessuno ha voluto parlare con me. So many toilet room available. Yeah, a lot of rooms actually. This guy, he lost his job, he's telling, and now he's waiting from company to apply. He lost his job? Yeah, company some, he said you need to wait some time at home. And how much do people earn? Some salaries are very small, $300, $400 minimum, labor people. Minimum. And if you are, you know, lucky, you don't earn a minimum, maybe 500 or one? No, more than 1,000 minimum salary. Ah, more than 1,000 minimum. Sono qua in fila per prendermi qualcosa da bere, e ovviamente la gente mi sta fissando, giustamente. Tu! Ok, thank you very much then. Thank you very much. Hi! C'è un ottimo odore di gatto qua dentro. Ai, che danni sono di valore! Nessuno vuole parlare con me.
Dopo Al Satwa mi ha portato in una zona chiamata Al Quds, questa volta famosa esattamente per i labor camp. Infatti lungo la strada ce n'erano molti. Apparivano come semplici palazzine, ma potevi vedere pulmini parcheggiati e i vari palazzi erano popolati da centinaia di operai, tutti maschi. Anche qua sono sceso per provare a incontrare qualcuno e per dare un'occhiata più da vicino. And how much does a worker salary? Maybe they have free room, but one room 10 people. Yeah, you can see in YouTube this one. Okay. So we're entering Al Quds. You can see here. Is it dangerous night? No, okay. No. Okay. Fine. Okay. Thank you very much. See you later. You know where I can go to see, you know, about, you know, because everybody thinks Dubai is really another side. Okay. But is this a labor camp? What is a labor camp? Labor camp. Okay. Okay. Devo assolutamente trovare un posto dove ci sia qualcuno disposto a chiacchierare con me. Good morning. Do you guys speak English? Yeah. If I don't show your face? No, io don't want. No. If I... Ok, it's ok. Niente, non vogliono. Gli ho pure offerto una birra molto simpatica, però. Mi ha detto piuttosto chiedi al grocery store, perché qua nessuno ti dirà niente. You, can you tell me something about life here? No? Do you want to explain me? No, it's ok. Even if I don't show your face? No, but it's not legal. Ok. Finish? Yes, but nobody wanted to talk with me. Di nuovo nessuno ha voluto parlare con me e non tutti sapevano parlare inglese. Alcuni si vergognavano, ma in generale il problema era la paura. Anche il tassista infatti aveva un po' di paura. Continuava a chiedermi se nel video potevo evitare di farlo vedere. Si chiedeva se stesse arrivando alla polizia di continuo e mi diceva spesso che non era sicuro che io potessi riprendere. You're scared? Yeah, I'm afraid. Maybe police, why you bring this guy? He's a YouTuber and you are coming the police. You see some police? I see here, but I drop you somewhere here and I was there. Probabilmente era più impaurito di quanto fosse necessario, perché nessuno in realtà poi sembrava fregarsene della mia presenza. Non ho incontrato poliziotti e nessuno mi ha detto niente. Su YouTube è pieno di video come questo in realtà. Fatto sta che nonostante mi fossi offerto di pagarlo di più, ha preferito riportarmi in hotel e interrompere il nostro giro senza farmi vedere il terzo quartiere che avevamo in programma. Io ho visto dei video su YouTube dove alcune persone riescono a fare qualche domanda dentro il labor camp, ma spesso non parlano inglese e quindi non so darvi molte informazioni in più. I don't know exactly, you know, in YouTube so many video, but still I'm afraid. Okay. I said maybe I'm not in trouble. No, you're... So, no, you have only balance like Sonapur. Yeah, it's okay, you're not in trouble. Yes. You worked 14 hours? Yeah, because I usually work 12 hours, but yesterday was one customer from Kuwait. Okay. He go from Marina very far in the old part of Dubai, Deira. Okay. And he told me, can you wait for me 30 minutes and then I give you more money to come back to drop me. And he have just shopping quickly. You made 200 euros in one day? Yeah. And how much does it make a taxi driver like you? Profit is at the moment 200 euro per day. So it's like 1200 dirham per month. How much is per month? 20,000 more than dirham. 23,000 dirham. Okay, so you made 3,000 euro my profit. You made 3,000 euros of profit. It's a lot of money. Mentre mi stava riaccompagnando in hotel facendomi qualche calcolo, c'era qualcosa che non tornava. Come faceva il tassista a non riuscire a mettere i soldi da parte, spendendo così poco di affitto e di cibo, ma lavorando come un matto? Parlando con lui è emerso che a quanto pare l'Expo in questi mesi è stata una fortuna per i tassisti di Dubai, che nell'arco del 2021 hanno guadagnato sempre di più, passando da guadagnare meno di 1000 euro al mese, lordi, a gennaio 2021, arrivando alla fine del 2021 a guadagnare 5000 o più euro lordi al mese, anche 20 o 30.000 di RAM. A questo però vanno levate le spese per la licenza del taxi, i vari i caselli da pagare per l'autostrada, il costo del carburante e tutte le varie spese di servizio che vanno a dimezzare il tutto. Infine mi ha spiegato il tassista che probabilmente questo periodo non sarebbe durato a lungo e sarebbe tornato a guadagnare meno di 1000 euro al mese. E quindi quello che poteva lo passava alla famiglia, in Pakistan. No, I send my family and how much I earn in Uber took by company because I have some credit my company. It was 24,000 dirham I need to pay my company. Okay. Like debit? Yeah. And you send the rest to your family? Yeah. I cannot save any money here. How much do you send to your family? Around 3,000 dirham every month.
Okay. Lui comunque era una persona molto particolare. Mi faceva molte domande sulla mia vita. Si chiedeva se potesse funzionare un canale YouTube dove lui vloggava la sua vita da tassista. And I think you should make, you know. Yeah, but if it's not easy, not everybody can make money. It should be ability. It's like a bet. It can go bad, but if it goes good, you make some money, you know? So at least you have to try it, I think. Faceva battute sul fatto che non sapeva dove finissero i suoi soldi e qualche volta mi ha rivelato senza esitare di andare a prostitute quelle volte che gli mancava la presenza di una donna. Conversare con lui è stato strano e surreale. There is so many here prostitute in the street in the building. Mm. You pay them 50 dirham, you sex one time and you relax. This is very normal. E ovviamente mi ha reso un po' triste rendermi conto che fosse molto consapevole della sua situazione e anche della mia, ma che non potesse farci niente. This job sitting in the car is so difficult, 12 hours every day. Yeah, yeah. Comunque, a questo punto qualcuno mi potrebbe dire: ma di che ti stupisci, Marcello? Anche in Italia esiste povertà estrema, c'è un fenomeno di immigrazione sottopagata anche in Italia, spesso i lavoratori anche in Italia sono pagati in meno senza diritti né tutele. C'è il caporalato e un sacco di altri fenomeni orrendi. La verità è che avete ragione e anche queste cose andrebbero documentate. Ciò che rende speciale Dubai però è la sfacciataggine e la grandezza del fenomeno. A differenza dell'Italia, questo fenomeno a Dubai è perfettamente legale e anzi fondamentale per lo sviluppo della nazione. La dinamica con cui l'operaio si ritrova a lavorare a Dubai la spiega bene questo video di Vice, che ormai ha qualche anno, e spiega che gli operai vengono da fuori sperando in una vita migliore e si ritrovano a dover pagare tantissimo solo per entrare, lavorare 12 ore al giorno e non riuscire poi a smettere perché non possono permettersi di uscire e infrangere i contratti. Comporterebbe addirittura il rischio di andare in carcere. Per questo alcuni lo chiamano schiavismo. Ho menzionato che sono tutti uomini, ma non è propriamente così. Come ha anche accennato il tassista, il fenomeno della prostituzione è altrettanto diffuso e sfacciato. Dalle app di dating ai marciapiedi, Dubai è piena di annunci di prostitute, che spesso, in realtà con dinamiche simili a quelle degli operai, si sono ritrovate nella città. Questo è quello che ho avuto modo di osservare con i miei occhi. Ovviamente ci sono, come in tutti i paesi del mondo, mille altri problemi che non si possono vedere semplicemente andando là, e si possono scoprire solamente attraverso ricerche approfondite, spesso molto complicate e piene di sfaccettature. Sul mio canale io però vi racconto quello che so e che ho visto con i miei occhi. Se volete approfondire, esiste già parecchio materiale online che vi terrà impegnati per giorni. Spero però che questo mio piccolo reportage vi sia interessato. Era da parecchio che volevo vedere con i miei occhi quello che già avevo visto su YouTube qualche tempo fa ed è stato molto interessante, anche se purtroppo è una realtà molto triste. Spero che questo video e anche gli altri due video che ho girato a Dubai vi siano piaciuti e interessati. Iscrivetevi al canale per continuare a seguire i miei viaggi in giro per il mondo. Ciao!